Una splendida Jasmine Paolini conquista la finale di Wimbledon battendo in 3 set in rimonta la croata Donna Vekic al termine di una partita tesissima ed emozionante. 2-6, 6-4, 7-6 in quasi 3 ore di gioco, una gara piena di colpi di scena in cui l'azzurra non ha mai mollato dimostrando un cuore enorme. Ricorderò questo match per sempre, non c'è posto migliore di questo dove lottare su ogni palla, è bellissimo giocare davanti a voi, ha commentato così l'azzurra a fine gara davanti al pubblico in estasi. Ora in finale lo ostacolo Krejcikova, che ha compiuto l'impresa battendo in semifinale la kazaka Elena Rybakina, favoritissima dopo l'eliminazione della numero 1 Iga Swiatek. Spagna e Inghilterra stanno scaldando i motori in vista dell'ultimo atto dell'Europeo. Le Furie Rosse non alzano il trofeo dal 2012, anno in cui proprio contro l'Italia gli spagnoli trionfarono allo Stadio Olimpico di Kiev. Trionfo che concluse un periodo d'oro per la Spagna dopo l'Europeo del 2008 e il Mondiale del 2010. L'Inghilterra invece è sempre ferma al Mondiale in casa del 66, da lì solo delusioni. L'ultima, quella che ancora brucia, la sconfitta a Wembley contro l'Italia nell'ultimo Europeo. La nazionale dei Tre Leoni arriva a giocarsi questa possibilità e lo fa sicuramente partendo sfavorita, ma con tutte le carte in regola per provare l'impresa. Bellingham, Kane e compagni sono pronti a fare la storia. Tutti vogliono Sulé, ma pare essere arrivata in casa bianconera una di quelle offerte irrinunciabili che sbaraglia la concorrenza. Il Leicester, neopromosso in Premier League, avrebbe pronti 30 milioni più bonus per convincere il gioiello argentino ad accasarsi in Inghilterra. Nonostante gli appelli dei tifosi al raduno bianconero alla Continassa, non te ne andare, ripetevano gli appassionati, il talento di Sulé sembra non poter rinunciare a questa opportunità. E per la Juve si sbloccherebbe il mercato per provare a portare in bianconero Copminers, Todibo e Sancho, 3 oggetti del desiderio finanziati, ovviamente solo in parte, da questo sacrificio così importante in casa juventina. Alle Summer Nations Series di rugby l'Italia riscatta la sconfitta contro Samoa della prima uscita e si impone 36-14 contro Tonga in casa dei tongani. Prima visita della storia al reame del Pacifico del Sud, trasferta suggestiva e vincente per gli azzurri. Terza vittoria in 7 gare per il CT Gonzalo Quesada dal proprio arrivo sulla panchina italiana lo scorso gennaio. Un'Italia che presenta ben 8 cambi di formazione, azzurri più brillanti e concreti, certamente più determinati e guardinghi, seppure con qualche errore di troppo da migliorare per la prossima sfida. Terzo e ultimo test match domenica 21 luglio in casa del Giappone a Sapporo. Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino a Palazzo Pirelli, a margine della cerimonia di premiazione del Consiglio regionale della Lombardia delle squadre di calcio che si sono distinte nella scorsa stagione, ha così commentato il momento, le strategie e la situazione attuale dell'Atalanta. Non ci si stanca mai a essere celebrati e premiati. Beh, però questo deve essere un punto di partenza. Sappiamo da dove siamo partiti, sappiamo che bisogna sempre dare qualcosa in più, perché ovviamente anche la città che è stata premiata con questa splendida vittoria ha bisogno di avere poi un ritorno in campo da parte della squadra. Questo è il punto di partenza, è non dimenticarsi mai le nostre origini che sono quelle del vivaio. Poi anche puntare su dei giocatori giovani che hanno modo di esprimersi al meglio come Nicolò Zaniolo, come De Ketelea, tanti altri che possono dare il loro contributo, però noi non dimentichiamo la nostra storia, siamo una provinciale, lo siamo in maniera orgogliosa e questo ci spinge ancora di più a dare qualche cosa in più in campo e fuori, perché dobbiamo competere con grandi città, con grandi club. Prima cosa, quella parola che rimaniamo con i piedi per terra, poi guai smentire il presidente che dice 40 punti.